campo, perché la pandemia, l'abbiamo visto in questi mesi, ha colpito soprattutto le persone più povere, le persone più fragili, quelle che magari vivono sole, che hanno bisogno di tutto, di farmaci e di cibo. Abbiamo seguito, la nostra inviata ha seguito un gruppo di volontari della Croce Rossa di Baranzate, un piccolo comune dell'Interland milanese, sono 12.000 abitanti, 130 famiglie sono proprio assistite dalla Croce Rossa. La mia compagna è stata infetta del virus a marzo, è stata in coma di un mese e mezzo. Il sindaco Luca Lia mi ha telefonato perché ha saputo la situazione nostra e da lì ci ha cominciato a dare questa mano con la Croce Rossa, che è stato un grande, grande aiuto per noi, anche per le mie figlie, perché sinceramente era troppo giusto di morale, ma comunque doveva essere sempre su per le bambine. Comincia così la rete dell'assistenza per chi con la pandemia si è trovato in ginocchio, in isolamento a casa, senza nessuno cui chiedere aiuto per acquistare cibo o farmaci o con lavori travolti e cancellati dall'emergenza economica. Sono davvero molti, ci dicono i volontari della Croce Rossa di Baranzate, comune dell'Interland milanese, 12.000 abitanti e 130 famiglie assistite solo da Croce Rossa. Erano la metà prima della pandemia, ci raccontano. Principalmente cercando di portare loro generi di prima necessità, di pacchi alimentari, cerchiamo di supportarli nel reperimento dei farmaci, quindi andiamo dal medico, gli tiriamo le ricette, ci preoccupiamo dei loro animali domestici. Quello che è cambiato principalmente è l'età dei coinvolti, ci sono più famiglie giovani che hanno bisogno. Gli isolamenti sanitari sono difficili per chi non ha nessuno che possa portare un aiuto dall'esterno. Questa è una situazione difficile da controllare, difficile anche da concepire, quindi tanti vanno incontro a difficoltà anche con attacchi di panico, depressione. E poi ci sono le difficoltà economiche, quanti con il Covid hanno perso lavori già precari, anche pagare la mensa scolastica ai bambini può diventare un problema, comprare i pannolini. Il comune dei paesi è diventato il luogo dove coordinare gli aiuti. Abbiamo anche dei cittadini che hanno lavori precari o anche qualche lavoro in nero e quindi lì il lavoro è diminuito e quindi abbiamo visto aumentare le necessità e quindi abbiamo cercato di sopperire creando questa rete che già c'era, ma consolidando una rete di sinergie tra soggetti che si occupano di attività sociali e di assistenza alle persone. Solo in Lombardia sono attivi 25.000 operatori della Croce Rossa, 13.000 lavorano nei servizi di distribuzione di pacchi e viveri. Normalmente vedevamo feriti, gente incidentata, ma mai gente che aveva bisogno di mangiare addirittura, perché già siamo a quel livello, non sembrerebbe, ma manca il cibo. E c'è poi...